Benvenuti a Il Punto, la trasmissione di approfondimento dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi non abbiamo il consueto confronto tra un consigliere di maggioranza e uno di opposizione. Abbiamo in studio la Presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, alla guida di Palazzo Cesaroni, da luglio del 2015. Con lei cercheremo di tracciare un bilancio dell'attività svolta nel 2018, il terzo di questa decima legislatura che si avvia ormai verso la conclusione. La presidente Porzi risponderà alle domande dei colleghi Italo Carmignani, caporedattore dell'edizione Umbra del Messaggero. Benvenuto Italo. Salve a voi. E Massimo Sbardella del giornale online eh, tuttoggi.info diretto da Sara Cipriani. Benvenuto Massimo. Grazie, salve. La Presidente Porzi, il 22 novembre scorso, a Orta, capitale della regione autonoma eh, portoghese delle Azzorre, è stata eletta presidente della CALRE, la Conferenza delle Assemblee Legislative d'Europa, un'associazione che raggruppa 74, 74 regioni facenti parte di 8 paesi, per un totale di 200 milioni di euro. Di abitanti. Presidente, questo è un incarico importante che arriva in un momento estremamente delicato della vicenda dell'Unione Europea in Italia, come in altri paesi di, di questa area geopolitica. Sì, arriva in un momento molto delicato, ho assunto questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che quello che ci aspetta in questo anno sarà un lavoro molto complesso nell'ultima seduta, quella che ha concluso il mandato guidato dalla collega delle Isole Azzorre, abbiamo provato a tracciare un po' il fil rouge di quello che potrà essere il futuro tenendo conto delle iniziative, dei gruppi di lavoro, delle tematiche che da un tempo sono eh, all'ordine della nostra attività e cercando di fare una riflessione seria sul futuro dell'Europa e sul ruolo dei consigli regionali perché anche questa assemblea possa portare un contributo costruttivo all'evoluzione a cui assisteremo, un'evoluzione che in qualche maniera auspicavamo perché siamo stati sempre tutti, eh, uso un termine che prendo in prestito, ultra europeisti, nel senso che convintamente europeisti ma convinti di una necessità di modificare la struttura dell'Europa per le criticità che sono emerse negli anni e che, eh, devo dire, sono state sempre sottolineate dai vari governi, anche dai vari parlamenti regionali con i quali ho il piacere di condividere questa esperienza. Oggi più che mai questa esigenza si fa forte, si fa stringente ed è evidente che essendo noi gli eletti dal territorio vorremmo portare in quel consenso le nostre istanze, le istanze di chi rappresentiamo e cercare di contribuire a questo processo di evoluzione dell'istituzione europea che non può essere cancellata, che non può essere assolutamente superata ma che deve essere modificata dall'interno cercando di mettere a posto le criticità di cui abbiamo sempre parlato e che sappiamo benissimo quali sono. Bene, dallo scenario europeo alla complessa realtà dell'Umbria. Italo Carmignani. Presidente Pozzi, no, resterei ancora in Europa. Okay. Le pare che l'Assemblea legislativa che lei presiede in maniera importante, e egregia abbia lavorato, nelle sue leggi e soprattutto nei suoi intenti, in, in favore dell'Europa o comunque tenendo conto dell'Europa o no? Ricordo ancora un dibattito abbastanza mh, come signora, imbarazzante, specialmente nelle, nelle sale europee, rispetto ai vaccini. Quindi l'Assemblea la, legislativa tiene conto di questo nuovo scenario europeo che in qualche modo apre anche il dibattito nazionale oppure no? Certo che ne teniamo conto. Io credo che il lavoro della nostra Assemblea legislativa sia stato sempre un lavoro che, tiene conto di questa, che ha tenuto conto di questa grande cornice. In primis perché siamo consapevoli dei benefici che l'Europa porta nei nostri territori. Parlo e mi riferisco ai fondi che in qualche maniera alimentano la nostra economia e che se in qualche modo dovessimo andare incontro alle procedure di infrazione che vengono oggi in qualche maniera minacciate e decantate da chi ci governa a livello europeo, sapremo valutarne gli effetti e temiamo questi effetti. E credo anche che l'interlocuzione con l'Europa sia stata possibile, anche al ruolo importante svolto dalla Presidente Marini in quel contesto. E voglio ricordare le attività delle commissioni che sono state sempre rivolte veramente a tenere fede e conto a quelle che sono queste possibilità. E anche nel dialogo della nostra diciamo, assemblea, dove rispetto all'Europa non l'abbiamo mai pensato tutti alla stessa maniera, perché ci sono stati momenti di dibattito aspro. Io credo che oggi i rappresentanti di quelle forze politiche che hanno denigrato l'Europa, che hanno in qualche maniera diciamo così, eh, cercato di sottolinearne le negatività senza mettere sul piatto della bilancia da una parte gli aspetti positivi e dall'altra gli aspetti negativi, oggi stiano dimostrando che con quell'Europa noi un dialogo lo dovevamo Comunque avere dialettico forte, aspro, di contrapposizione e non di subalternità, perché non è questo l'atteggiamento con il quale ci siamo mai posti nei confronti dell'Europa, ma quello che stiamo vedendo in questi giorni dal nostro governo giallo verde ne è una dimostrazione e noi in Umbria non siamo che una una perfetta fotografia di quello che avviene sul piano nazionale. Quindi, per essere molto chiari, lei ha fatto riferimento a quanto è successo con le proteste dei Novax nel momento in cui si dibatteva di un tema di grande attualità e verso il quale io personalmente nutro un grande rispetto. Però non si conduce l'aula e non si vive l'esperienza istituzionale eh, infiammando le folle, riempendo le aule dei palazzi, soprattutto nei momenti in cui sono programmati dei momenti istituzionali e delle discussioni di altra natura solo per farsi belli. Perché oggi vorrei eh, provare ad immaginare se quelle stesse persone le andassi a sollecitare, a convocare io e portarle a dibattere con chi. Solo pochi mesi fa si faceva paladino di una, di una battaglia che in qualche maniera mi pare caduta. Caduta sotto che cosa? Possiamo dire? Sotto i dati della scienza. Io ho rispetto, continuo a dirlo, delle persone che hanno animato questa battaglia, che portano avanti le loro istanze, che hanno subito sulla loro pelle probabilmente delle situazioni delle quali sono convinti. E di fronte mh, alle difficoltà... Non si specula per un mero consenso. Massimo Sbardella. Sì, io, sempre in scia con la notizia di questo nuovo incarico, vorrei chiedere, visto che eh, purtroppo probabilmente oggi l'appartenenza d'italia all'Unione Europea viene valutata in termini utilitaristici, costi e benefici, e meno con uno slancio ideale un po' no? rispetto a quando era nata l'Unione Europea. Ecco, per l'Umbria, questo suo incarico in termini di. Promozione anche di possibilità di accedere a informazione o comunque di essere diciamo in qualche modo protagonisti. Che vantaggi concreti potrà portare per la nostra regione? Vantaggi concreti sul piano proprio delle ricadute? Non credo che ce ne siano. Diciamo un ruolo di prestigio per la nostra regione perché non è personale di Donatella Porzi ma dell'intera assemblea legislativa. Questo ci tengo a sottolinearlo. Ma sicuramente dare un contributo e mettersi in gioco in un momento così complicato rappresenta un po' eh, il mio modo di essere, quello di chi magari oggi cavalca una battaglia che fa poco di moda e che porterà pochi risultati, perché oggi sbandierare, diciamo così, una convinta Idea dell'Europa e una volontà di volerla in qualche maniera diciamo, vivere e contribuire a modificare gli aspetti che non sono positivi per tanti di noi, perché nei nostri consessi appunto, emerge questo dato, che l'Europa a volte è stata troppo distante, troppo lontana, troppo diciamo così, eh, legata a, delle, a dare delle indicazioni che avevano una. Poca o negativa ricaduta sull'economia dei territori, se penso alla curvatura delle banane o alle dimensioni delle vongole, insomma, per banalizzare come qualcuno ha fatto. Però vorrei provare a far riflettere eh, tutti noi sull'assenza dell'Europa e sul fatto che magari chi oggi ci governa sta propinando un'alleanza con paesi che eh, non hanno il, sicuramente l'obiettivo di mantenere un'Europa. E soprattutto potrebbero aver timore di un'Europa più forte. Allora, gli Stati membri dell'Europa senza l'Europa hanno chance maggiori rispetto a quelli attuali? Questa è la domanda con la quale io penso di guidare questo temporaneo mandato, che poi è un mandato che vorrei condividere coralmente con i miei colleghi italiani, ma anche europei, perché obiettivamente quando ci sediamo in quelle, in quelle riunioni ci sentiamo tutti in una nostra casa comune. Conferenza che si terrà fisicamente in Umbria? Allora, corso... la conferenza si struttura così: con cinque appuntamenti o quattro all'anno, due dei quali eh, si tengono a Bruxelles in concomitanza con altri eventi. E l'ultimo, quello finale, si terrà qui in Umbria perché è proprio da regolamento che c'è una chiusura nello Stato e nella regione che eh, ospita, la, che rappresenta la presidenza. Quindi se dobbiamo andare a valutare in maniera molto materiale quale può essere la ricaduta di questa presidenza, probabilmente nulla, qualche impegno in più per le nostre istituzioni, per i nostri uffici, un carico di lavoro maggiore e anche alle soglie di appuntamenti interni e diciamo così prossimi per la nostra regione ehm, anche per il mio tornaconto personale, non è vantaggioso magari spendersi in un contesto oggi poco di moda, e anzi forse. però ci sono i principi, penso che ci devono in qualche maniera guidare. E credo che quello del progetto dell'Europa è un principio dal quale non si può derogare e sono di quelli convinti che noi abbiamo bisogno di più Europa. Carmignani. Passiamo dall'Europa e ritorniamo in Umbria. In un focus. sempre. Eh? Sì, certo, è chiaro, in un, focus, in un focus abbastanza più piccolo rispetto a quello che è diciamo, questo contesto più ampio. Eh, che è sempre importante, comunque. Anche questo incarico la riporta o riporta lei, ma anche l'assemblea legislativa, in un, in un punto centrale, che è un po' rispetto a quello che erano le sue linee programmatiche iniziali, ai suoi intendimenti, quello che lei avrebbe voluto rispetto a quella che è la centralità della giunta, che spieghiamo a tutti è l'esecutivo, cioè il governo regionale. Quindi l'Assemblea legislativa doveva ritornare al centro del dibattito perché negli anni passati in effetti stato, siamo stati molto attenti a quello che era la Giunta e forse un po' meno a quello che era l'Assemblea legislativa, cioè il nostro piccolo Parlamento Umbro. Questo suo intento, anche attraverso questo incarico, è venuto meno oppure è rimasto, è rimasto ancora ancorato alla sua volontà di farlo? Allora con molta sincerità e con un po' di rammarico devo dire che di, questa, di questo obiettivo non credo siamo riusciti, sia io sia riuscita a centrare completamente il risultato, adesso non vado a cercare delle giustificazioni per la mia persona, però dico la centralità di un'istituzione, il suo valore, il suo diciamo, ruolo dipende da come lo si esercita il nostro è un ruolo corale, dove la presenza di tutti, il senso di responsabilità rispetto agli appuntamenti, agli impegni, al fatto di conoscere, studiare, approfondire gli atti che ci vengono presentati, eh, valutarne attentamente le ricadute, sia in positivo sia in negativo, eh, fanno la dignità del ruolo e il valore del ruolo che si ricopre. le fare che. Ci sia, ci sia perso tempo in diatribe politiche piuttosto che nel dover fare leggi, regole, cose di questo tipo? Cioè, nel senso, non, non le pare che la, il Parlamento si, sia stato una sorta di ring politico piuttosto che invece di attività eh, legislativa? Allora, quando il Parlamento, tutti i Parlamenti, mh, rimangono in campagna elettorale perennemente, producono dei danni mostruosi. E questo vale a Roma come a Perugia. E con questo penso di averle risposto rispetto a quello che penso e anche all'insoddisfazione del ruolo che abbiamo giocato. Perché l'autorevolezza penso che si raggiunge con l'espressione di serietà, torno a dire, di approfondimenti. Di non aver paura di esprimere voti che magari in un momento particolare possono rappresentare un cedimento di una parte politica rispetto a, perché poi parliamo tanto di bene comune e nelle nostre azioni e a volte nel nostro voto non siamo conseguenti a questi principi. Umbria piccola ma complessa complicatissima Bardella. direi in questo clima di campagna elettorale perenne, perenne ecco il, il suo rapporto con, con le opposizioni lei chiaramente ha un ruolo super partes ma è anche eh, appartenente al partito di maggioranza per questa domanda. di maggioranza nativa sì ecco parlerei anche di opposizione al plurale sia perché diciamo c'è un centrodestra, destra c'è cioè il Movimento 5 Stelle, c'è poi il gruppo misto che in qualche modo si è riarticolato nel corso dei mesi. Ehm, lei è assolutamente persona piuttosto pacata, qualche volta l'abbiamo vista soprattutto con rappresentanti della Lega un po' eh, alterarsi. Sì, eh. C'è ecco, in di eh, e... un diverso atteggiamento, al di là delle convinzioni politiche, dire che lei nota e che auspicherebbe diciamo, eh, cambiasse in questa fine di legislatura? Allora, eh, lei ha colto perfettamente il quadro. Sono persona solidamente calma e che difficilmente perde le staffe. Però mi è venuta la castrite, quindi questo è un sintomo di somatizzazione, no? In qualche modo, adesso oh, era una battuta logicamente. Mi è capitato di perdere le staffe, mi è capitato di farlo nelle occasioni in cui ho visto in maniera strumentale vivere l'aula. A me non piace, l'ho detto pubblicamente, quindi lo posso ripetere anche in questo consesso, insomma, no? alterarsi e modificare il proprio modo di essere solo per la presenza di una telecamera, di un giornalista che può in qualche maniera bloccare un momento sia pur aspro di confronto che mi può dare qualche consenso in più. Non mi piace pensare che in aula ieri ho usato questa espressione non è una porta girevole dove entro e esco quando voglio in base all'atto che si vota, in base all'atto che si discute, in base alla mia agenda personale. La calendarizzazione delle attività avviene in tempi congrui per permettere a ciascuno di noi di organizzarsi. Se ci sono impegni istituzionali si comunicano con anticipo e si procede a verificare se c'è il numero legale o meno. Eh, posso pensare che si arriva a mezzogiorno o, per dirla ancora peggio, alle due e si pretenda che il dibattito riparta come se fossero le nove e mezza della mattina. Ci sono ruoli che impongono anche un atteggiamento. Di, di maggior, maggior rispetto. Questi atteggiamenti alle singole persone o in qualche no, modo l'appartenenza politica, diciamo, segna un po', traccia un mm. po' la, lo stile? E di i modelli nazionali di successo e che oggi, eh, diciamo così, favoriscono anche la crescita del consenso, crea quello spirito di emulazione. A scuola succedeva la stessa cosa, quando una cosa funzionava, sia pur non considerata. Edificante veniva in qualche maniera ritenuta il modello vincente e qui torno a dire Perugia come Roma. Ripartiamo dello lingua Calendarizzazione. Che, che significa insomma, quello che si, l'assemblea la legislativa dovrà fare da qui al 2020, cioè a quando se ne parla. E abbiamo sicuramente ci sono delle, dei punti centrali che lei vuole far passare to, a tutti i costi, nonostante che appunto questi punti centrali. Queste riforme potrebbero cozzare con queste opposizioni, che in qualche modo a livello nazionale hanno un altro orientamento. Quali sono però i punti fermi che lei sicuramente vuole far passare e sui quali non si discute? Punti fermi, no, non sono del mio mandato, del mio programma perché non è, il Presidente del Consiglio non ha diciamo, un suo mandato programmatico, è evidente che essendo stata eletta in un, in un partito abbiamo condiviso un programma, ci stiamo muovendo su quella linea, lo facciamo coralmente, cerco di esercitare quel ruolo di terzietà. Che il mio, eh, diciamo, la mia carica impone, è evidente che il timing, il timing di questo scorcio di legislatura che ci rimane credo che debba essere quello di dare conseguenza a una serie di azioni che abbiamo messo in piedi. Ci dice, e ci quindi, dice due cose, tre cose, tre beh, punti. Allora, centrali. Eh, stiamo lavorando molto sul, sui trasporti, questo l'avete visto, con tutti i pro e i contro che queste situazioni stanno determinando, con tutte le incertezze del caso. Eh, altro tema importante è cercare di eh, portare il tema della ricostruzione a ritmi un pochino più accelerati rispetto a quelli che stiamo vedendo, perché sono criticità quelle che si registrano in un lembo piccolo ma importante della nostra regione che in qualche maniera rappresentano delle criticità. Punto molto sulla formazione, su questa nuova agenzia del, del lavoro che è nata anche per dare risposta a queste misure che in qualche maniera il governo vuole diciamo, introdurre con una certa ansia che poi potevano tradursi in una. Così, in un corroborare quel nostro precedente eh, provvedimento insomma, che dal reddito di cittadinanza poco si discosta con eh, il reddito di inclusività che avevamo promosso. Quindi cercare di mettere in connessione i nostri mondi, il mondo dell'economia, il mondo del lavoro, il mondo della ricerca, credo che siano obiettivi sui quali puntare la nostra attenzione per far sì che una sinergia possa essere in qualche maniera messa in sì, campo. La cosa della discussione già l'hanno svuotata, il governo già ha svuotato delle regioni. Questo l'ha detto lei, prendiamo atto però di una realtà che comunque dovremmo provare a difendere. Cioè, è evidente che su certi temi non possiamo rimanere silenti e il nostro ruolo sa sarà quello appunto di eh, sollecitare perché queste misure possano riprendere il loro cammino e soprattutto non essere eh, subalterne a cose che eh, hanno minor, minor significato come ricaduta. Bardella. Sì, volevo chiedere se in generale si trova corretto pesare la produttività di un singolo consigliere regionale e dell'intera assemblea sul numero di atti prodotti o invece non ci sia più da soffermarsi su un aspetto qualitativo anche del... Del punterei lavoro questo, che eh, si fa. Io punterei su questo. Eh, mh, se guardiamo i numeri, credo che quest'ansia ansia da prestazione rispetto al personalissimo palmarese degli atti prodotti, depositati, delle montagne di atti. Che facciamo noi giornalisti, ma spesso anche voi rappresentanti dell'Assemblea, no? che eh, nocciolano cioè, i numeri. I fatti o presentavo le Ma io mi fermerei sulla sostanza. Io mi fermerei sulla sostanza perché poi la qualità del dibattito e anche l'interesse che ci può essere rispetto a una discussione dell'Aula eh, si basa su quello, sul tema che stiamo trattando, sull'impatto che ha sulla nostra popolazione, su quanto veramente interseca i bisogni e quali bisogni e come propone una soluzione a certe difficoltà. Guardate, io lo dico sempre, cioè, è facile sollevare il problema ne potremmo raccogliere tutti quotidianamente una dose veramente e se quello bastasse per renderci popolari e pure per soddisfare la nostra coscienza rispetto al ruolo che stiamo ricoprendo e poi ognuno sceglie la strada che vuole, poi ci vuole concretezza. Quindi se devo rispondere alla sua domanda, pochi atti ma significativi, piuttosto che una mole di cose che dicono e non dicono nulla. Scusi Presidente, ha inserito un argomento che può essere interessante, perché se è vero che sta venendo meno diciamo, la capacità e la possibilità da parte delle assemblee legislative di legiferare per motivi legati alla legislazione europea, statale, nazionale, aumenta quella funzione centra, altrettanto centrale per l'assemblea legislativa che è il controllo e la valutazione. Come si sta attrezzando l'assemblea legislativa per valutare l'efficacia degli atti che approvate? La ringrazio per questa domanda perché eh, mi dà l'opportunità di tornare un po' nella dimensione europea e allo stesso tempo in quella nazionale. Io credo che il tema della valutazione sia centrale, perché se noi legiferiamo per legiferare e non ci preoccupiamo di quello che può essere poi l'effetto, l'impatto che questa legge diciamo, in qualche maniera produce su, eh, sulla comunità, eh, siamo nella condizione di non eh, valutare correttamente un processo. Allora la commissione controllo e valutazione esiste da tanto, i progetti che volgono alla valutazione eh, ne sono stati implementati alcuni di carattere nazionale, dal 2007 ce n'è uno in Italia che è proprio partito dalla conferenza dei consigli regionali e che io ho presieduto per un paio di anni che ha prodotto interessantissimi risultati e molto interessanti sono stati i lavori fatti proprio dal nostro Consiglio regionale, quindi dalle nostre professionalità interne. Tra l'altro un lavoro di concerto con il Senato della Repubblica, con il quale abbiamo una collaborazione. Io credo che su questo tema noi dobbiamo tornare a trovare una simbiosi e una relazione molto stretta con l'esecutivo, perché l'esecutivo non deve percepire questa funzione come la valutazione che fa la minoranza. In genere la presidenza di questa, di questa commissione viene data ai eh, consiglieri di minoranza no? e qui già c'è un difetto nel, nel come immaginiamo, nel nostro immaginario questa situazione. Il controllo deve essere qualcosa e una valutazione la devo volere io che legifero perché voglio essere cosciente di quello che sta succedendo e devo essere capace di intervenire qualora un'azione in, un progr di programmazione sbagliata, ma anche un evento straordinario, può rendere necessario un intervento correttivo. Io non posso aspettare gli anni per rendermi conto che ho sprecato energie, risorse e soprattutto non ho prodotto gli effetti desiderati. Quindi credo che sia un tema fondamentale sul quale... E fare anche un'operazione culturale, le clausole valutative, e i processi di valutazione non sono volti a dare il segno più o meno alle giunte, agli assessori o a chi ha promosso una legge, ma sono diciamo, strumenti che accompagnano il nostro operato per renderlo ancora più efficace. Abbiamo una manciata di minuti, due domande, una ciascuno. Io Carmignani, risposta brevi, mi raccomando. Clima, questo clima così istituzionale. Eh, la presidente è una donna dell'esecutivo, dell lei è presidente, quindi due donne. Praticamente ai massimi livelli della politica regionale abbiamo una, una, una componente femminile. Esatto. Si è trovata mai in difficoltà rispetto a questo? Avere a che fare con più uomini rispetto all'assemblea legislativa piuttosto che donne e soprattutto. Eh, questa cosa delle quote rosa, che sembra tanto una garanzia <ride> così istituzionale rispetto a quelle che sono le scelte libere dell'elettore, come, come la vede? Allora, no, non mi sono mai trovata in difficoltà perché non mi sento inferiore. Adesso qualcuno dirà: Madonna, questa che presuntuosa che è, questo lo dico. Però sono convinta che se sono qua è solo perché c'è stata una legge che ha in qualche maniera messo dei paletti sul numero dei candidati, su un processo elettorale della doppia preferenza che poi mh, non voglio commentare ma mh, non è che produca più donne perché se noi andiamo a guardare statisticamente le presenze delle donne nelle, mh, mh, dopo le elezioni con, il doppio, con la doppia preferenza mh, noteremo che non ci sono poi queste grandi variabili quindi detto questo non credo che sia una questione di subalternità io credo che il rapporto tra persone non è non può essere condizionato dal genere. Poi registro grandi difficoltà, grandi disparità, di cui forse la nostra regione è l'eccezione diciamo eh, che, che conferma la regola, perché veramente i numeri e eh, il trattamento delle donne a tutti i livelli mi ha sorpreso molto eh, avendo fatto un approfondimento eh, il campo sportivo. Quello da cui io vengo e che in qualche maniera mi ha in qualche maniera dato questa diciamo, sicurezza di non sentirmi inferiore. Mi sono accorta che non c'è un presidente di federazione sportiva donna, è una cosa che non immaginavo e eh, che avrei dato quasi per scontato. Quindi c'è ancora una grande diversità, c'è una questione femminile. Personalmente non la vivo. Non la vivo, ma assolutamente no. Bene, Sbardella per l'ultima domanda. Una sì, domanda più sul versante politico. Eh, nei mesi scorsi era stato fatto anche il suo nome riguardo un possibile ruolo diciamo, di traghettatrice del PD dopo le, le dimissioni dell'allora segretario Leonelli. Poi il partito ha fatto altre scelte, come sappiamo. Ecco, in, in queste scelte, ha pesato anche una sua valutazione rispetto al ruolo di presidente? Che svolge oppure ha ragionato, diciamo, tenendo separati completamente i due piani, quello politico e quello istituzionale? Presidente In un minuto. In un minuto, intanto i due ruoli sarebbero stati incompatibili per quanto riguarda il nostro regolamento, e quindi io credo che per me era giusto portare a compimento questo, questo mandato e visto che sono stata riconfermata lo scorso anno e credo anche di non avere neanche quelle capacità per poter gestire una fase così complicata nel nostro partito e nel nostro territorio, quindi credo che le scelte che abbiamo fatto siano quelle giuste perché adesso ci saranno le primarie per definire chi sarà il segretario del nostro partito e sono convinta che andremo nella direzione giusta, però ho scelto e ho valutato di non essere io la persona in grado di ricoprire questo ruolo, anche per formazione, non ho questa grossa militanza, questa grossa esperienza nei partiti, quindi non sarei stata un bravo segretario, sicuramente no. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringraziamo per l'ascolto, grazie alla Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porzi, ai colleghi Italo Carmignani del Messaggero Umbria e Massimo Sbardella di tutt'oggi.info. Arrivederci alla prossima puntata.